Treno in transito al binario 1. Spostarsi e organizzare un viaggio tra Bologna e la provincia è diventato molto più facile e veloce grazie alla S Bolognese, un potente servizio di trasporto pubblico alla cui realizzazione partecipano il Ministero, la Regione Emilia-Romagna, le Ferrovie dello Stato, la provincia, oggi città metropolitana, e Comune di Bologna. Il progetto del servizio ferroviario metropolitano è partito nel 1994 con l'intento di realizzare un sistema di trasporto integrato basato su un forte sviluppo del mezzo ferroviario, una salda connessione tra ferrovie e autobus e su una serie di servizi aggiuntivi come parcheggi auto, posteggi bici e piste ciclabili per permettere di viaggiare in modo più rapido e pulito. Nel tempo, il servizio ferroviario metropolitano è stato migliorato e ampliato. Sono state realizzate 18 nuove stazioni e ne sono state riqualificate 27. Sono stati costruiti 56 sottopassi e disposte 44 piste ciclabili. Sono stati inoltre creati 5.660 posti auto e 2.000 posteggi per le biciclette. Grazie a questo processo, la rete del servizio ferroviario metropolitano oggi dispone di 83 fermate poste su 8 linee che si estendono a Raggera nella provincia di Bologna per ben 350 km, servendo 43 comuni e i principali poli di attrazione della zona. Un servizio che oggi garantisce 400 corse quotidiane agli oltre 80.000 utenti che ogni giorno lo utilizzano. Una realtà in continua crescita, il cui obiettivo è di migliorare ogni giorno di più la qualità della vita delle persone, assicurando un trasporto veloce e affidabile, con orari cadenzati e frequenze adeguate. Nei prossimi anni, conclusi i lavori della stazione centrale di Bologna, il servizio migliorerà ulteriormente, con collegamenti ancora più diretti e maggiore affidabilità e regolarità. Anche per sostenere il progetto della S Bolognese, negli ultimi due anni la provincia di Bologna ha partecipato, assieme a 10 stati della Comunità Europea, a Rail for Sea, un progetto in cui sono stati formulati modelli e strategie per il miglioramento del trasporto ferroviario e intermodale nell'Europa sud-orientale. Avviato nel 2012, Rail for Sea ha visto la partecipazione di 11 importanti città europee per un totale di 26 partner, di cui Bologna è stata la capofila. Il progetto ha operato su 4 tematiche principali: informazione agli utenti, armonizzazione degli orari, nuovi servizi, integrazione tariffaria. Con lo scopo di rafforzare le possibilità di collegamento tra le città principali e creare contemporaneamente condizioni migliori per il trasporto locale. Grazie a Rail for Sea, la provincia ha potuto realizzare alcuni rilevanti interventi per migliorare il servizio ferroviario metropolitano. Primo di tutti, la creazione di un'immagine coordinata che potesse aiutare le persone a identificare e riconoscere il sistema di trasporto, facilitandone l'uso. La S Bolognese, dunque, prende forza anche dalla volontà di rendere semplice l'accesso ai servizi, curando una comunicazione unica. Sono stati creati strumenti utili ai viaggiatori come la mappa del servizio ferroviario, di facile leggibilità, che aiuta a spostarsi sulla rete indicando gli scambi con gli altri servizi ferroviari e i collegamenti con gli autobus. Sono stati ideati elementi come i totem e le bacheche informative, presenti per ora in 5 stazioni, con tabelle degli orari, mappe della rete dei trasporti condivise e mappe dei dintorni delle stazioni, rendendo così più semplice l'orientamento. Durante l'inaugurazione delle stazioni sono stati organizzati alcuni eventi per coinvolgere la popolazione. Bologna Mazzini, per esempio, ha visto la partecipazione di più di 10.000 persone. Rail for Sea ha reso possibile anche la creazione del nuovo sito www.sfmbo.it, che contiene tutte le informazioni necessarie per il viaggio. Sono stati realizzati inoltre degli studi per migliorare il cadenzamento orario ferroviario e costruire un'integrazione ottimale con il sistema degli autobus. Attraverso il progetto Rail for Sea, la provincia di Bologna, oggi città metropolitana di Bologna, ha testato soluzioni che saranno implementate su tutte le stazioni, rendendo l'informazione omogenea e di rapida fruibilità.
In questi ultimi 20 anni, il servizio ferroviario metropolitano ha più che raddoppiato i suoi utenti, grazie al continuo potenziamento delle linee, delle corse e l'introduzione di nuovi treni. Efficienza, puntualità e qualità delle stazioni e dei treni sono da sempre gli obiettivi primari per dare al cittadino un servizio che gli permetta di lasciare a casa l'auto perché, come alternativa, ha una rete ferroviaria vicina alle sue esigenze. La S Bolognese, un servizio semplice, sicuro e sostenibile.